sarà successo anche a voi di passeggiare per la Mandria esplorandola e trovare di colpo un sentiero, una strada chiusa al traffico pubblico. Questi divieti indicano il reale rischio di essere colpiti da rami o da interi alberi pericolanti. Anche se la tentazione di curiosare è forte, è assolutamente rischioso e le conseguenze possono essere anche gravi. Infatti, per il parco è importante preservare la presenza di alberi vetusti, che, data l'anzianità, presentano spesso carie corticali e rami secchi. In alcuni casi si interviene meccanicamente per evitare il loro crollo, in quanto rappresentano la dimora di numerosissimi animali. Questi sono ad esempio gli insetti xilofagi, ovvero che si nutrono di legno, lasciando vistosi segni sul tronco e sulla corteccia di grandi querce. Questi grandi e importanti alberi sono presenti anche sulle vie accessibili e vengono periodicamente monitorati per prevedere il rischio della loro caduta e quindi eventuali interventi di messa in sicurezza. Ma il monitoraggio riguarda anche alcuni coleotteri protetti da normative europee, come lo Smoderma eremita, il cervo volante e la cerambice delle querce. Questi sono i tipici abitanti di boschi maturi di latifoglie e sono progressivamente diventati rari in pianura. Oggi vorrei mostrarvi uno di questi insetti. Ecco i resti di un cervo volante, un maschio, con le sue spropositate mandibole. È stato probabilmente preda di un picchio. Infatti questi insetti sono un importante anello della rete alimentare di questi ecosistemi boschivi. Ed ecco finalmente una Cerambix cerdo, detta anche cerambice della quercia, un altro magnifico coleottero di grandi dimensioni. Le sue larve si nutrono del legno di quercia e gli adulti si possono osservare in estate. Questa specie è dotata di antenne davvero lunghissime. Essendo protetta, la liberiamo subito. Bene, anche questa avventura è giunta al termine, quindi ci vediamo la prossima volta. Ciao!